opens one of the seven gateways to hell because through that gateway evil will invade the world. Questi sono i titoli di testa di un film di un bel po' di annetti fa. Avevo 30 anni e già da qualche tempo mi occupavo di, di scrivere musica per i film. Il cinema, il cinema ha bisogno della musica, è un mestiere meraviglioso, molto, come dire, sono fortunato a farlo, però è un mestiere anche estremamente difficile, molto appagante. Questa sera ho pensato che sarebbe stato carino raccontarvi il mio lavoro, come nasce una musica da film. E la musica in un film, come certamente un po' sapete, è come se fosse un attore, ma non è un attore normale, uno che ha una parte soltanto, è una sorta di voce recitante che aiuta un po' tutti quelli che vanno a vedere il film ad essere guidati. Nella direzione giusta. E se, se è così in tutti i film, figuriamoci per i film horror eh, dei quali mi sono occupato e mi occupo abbastanza spesso. Dicono che li indossi bene, meno male. E Questo è Lucio Fulci, che era poi citato nel, nei titoli di testa poco fa. E se nella, nel normale cinema la colonna sonora è importante, nel film horror lo è addirittura di più. È una sorta di vasca nella quale lo spettatore si bagna. Basca di emozioni, lo vive, lo vive in pieno, le paure, l'esorcizza. Le insomma, è molto, è molto importante ed essenziale. Come si fa? Cioè, nel senso, quali sono i passaggi, quali sono le cose obbligate? Cosa c'è dietro le quinte nella costruzione di una colonna sonora? in particolare poi di una colonna sonora horror? Eh, ci sono tanti ingredienti, come in ogni. Professione in ogni cosa di artigianato, io lo definisco spesso artigianato, che si rispettino. E il primo ingrediente, la prima cosa, la, il primo, eh, la prima cosa che, che si pone davanti al compositore quando si avvicina a un film è la lettura della sceneggiatura. Questa qua. Eh, la sceneggiatura è, è un libro. È un libro nel quale gli autori hanno scritto tutte le situazioni che ci saranno nel film, hanno descritto i comportamenti dei personaggi. E le loro battute che sono scritte un po' a parte rispetto al resto del testo, ma soprattutto per il compositore è il primo approccio, eh, che io ritengo importantissimo, è, un, è il primo modo per cominciare a conoscere la storia, immergersi nella storia, cominciare ad avere già i primi stimoli creativi sui, sui singoli personaggi. E io penso che, ecco, che una buona lettura di sceneggiatura sia alla base di un buon lavoro di colonna sonora. Quando questa prima fase è avvenuta e quindi cominciamo a sapere un po' di cosa si tratta, il secondo passaggio importante è confrontare le idee. Quindi ci sarà una lunga riunione, che poi può avvenire in varie fasi, con la regia, con la produzione, con gli altri artefici, scenografia, eccetera, per capire una cosa importante che adesso, vedete, la porteremo fino in fondo. Ed è il messaggio. Cioè, ogni film di qualsiasi genere, horror come ho visto, ma un film d'amore qualsiasi. Uh, ha un messaggio. Si decide in questa riunione, in questa, in questa serie di riunioni, si decide quale sarà il messaggio che il nostro staff vuole dare al, al pubblico, al, ad ogni singolo spettatore. Eh, io lo descrivo un po' come se fosse un imbuto nel quale andiamo a infilare tutte le nostre idee per farle diventare una sorta di, come si, come si può dire, di idea centrale eh, che, alla quale non si può mh, come dire, derogare. E così come la sceneggiatura condizionerà piano piano durante l'esecuzione del film, il regista, scenografi, attori e tutti, anche questa idea diventerà formativa e centrale. Una volta che questo elemento è consolidato, siamo alla fase centrale, quella in cui il film si gira. Ogni singola scena avrà la sua, la sua numerazione progressiva, se ne gireranno più di una per poterle scegliere. E... Diciamo il, il momento del, dello shoot, come lo chiamano loro, è, è proprio è, come dire, è il punto forte, giorni dopo giorni, inquadrature dopo inquadrature, primi piani, campi lunghi. Spesso il compositore viene invitato a partecipare a qualche giornata di ripresa ed è utile perché così come era già entrato nelle prime fasi, un po' nel, nel mood, nel gioco, eh, stare insieme con gli altri può essere utile, vedere le scene come si montano, come si realizzano parlare col regista, con gli attori, dividere con tutti le, i punti, i momenti di, di pausa, il famoso cestino che è una, in realtà una scatola orribile con un pranzo immangiabile, ma stare insieme significa comunque fare gruppo, eccetera. Quindi vuol dire ieri sono stato sul set. Diciamo che oltre a scoprire ovviamente trucchi, cose divertenti, perché dietro il cinema c'è tanta finzione meravigliosa, e a conoscere persone piacevoli molto spesso, il compositore torna a casa con nel suo bagaglio qualcosa in più. È stata un'ulteriore esperienza l'ha approfondita. E a questo punto è il momento di mettere tutto come dire, eh, a frutto, tutta la sedimentazione di queste esperienze, di queste prime esperienze. E a questo punto il compositore è solo. È solo. Con, le, con i suoi strumenti, una chitarra, un pianoforte, un software dedicato che magari ama, ama moltissimo, e comincia piano piano a dare forma a quelle che sono state le idee, eh, le idee condivise e poi pian piano le idee personali. E questo è il primo momento quando si scrive, in cui si comincia a dedicare una musica mentalmente a quel personaggio, questo invece è il tema di quella situazione. Si riempiono, come dire, tonnellate di appunti. Che poi andranno tutti riverificati, ma che insomma cominciano a diventare eh, diciamo, l'ossatura musicale del film. Il film comincia ad avere un'idea musicale. A questo punto, una precisazione molto importante. Spesso si pensa che un, um, un film abbia. come dire, per scrivere una musica da film basti scrivere un tema bello, una roba bella. Questo è un grandissimo equivoco. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, ed ecco che ci torniamo. Uh, Diciamo che il film deve avere sempre, eh, in tutte le sue fasi e in, tutte, in tutti i suoi come dire, eh, artisti, in tutti i suoi tecnici, una stessa identica eh, come dire, motivazione, un, un lancio che è sempre quello, che noi chiamiamo aderenza. Allora, cosa significa? Significa che io posso scrivere un tema bellissimo, dedicato a una coppia che vedo lì che si vuole molto bene e dire: beh, senti, questo li rappresenta in maniera fantastica. Ma se quel tema non è nell'ottica, nell nella linea di quello che abbiamo deciso con tutti, di quello che è stato l'idea complessiva, eh, questo tema sarà bello ma non c'entrerà nulla. E come si fa a verificarlo? Non è così difficile. Eh, nel momento in cui il tema è appena impostato, basterà appoggiarlo sulla scena, oggi è facile con la tecnologia e ti accorgerai subito se funziona, se non funziona, se magari c'è da rimetterci le mani o addirittura da cambiare tutto da capo. Una volta che questi problemi sono stati affrontati, che come dire, abbiamo risolto queste cose, andremo alla fase per me più divertente, quella della registrazione con i musicisti. Anche qui la coda continua, il mio solista dovrà sapere di cosa stiamo parlando, dovrà dare a quella melodia il significato giusto. Una cosa bella che avveniva già da quando ero piccolino, io dai tempi di quel film, che era comunque The Beyond, l'aldilà, e che oggi esiste soprattutto nelle grandi sale internazionali, è che c'è la possibilità, perdendo un po' di tempo in più, di proiettare l'immagine davanti all'organico orchestrale che tu stai dirigendo per registrare la musica. Ed è molto bello perché li responsabilizzi ancora di più, anche se voglio dire, può sembrare che non gliene importi nulla, ma sicuramente quando l'orchestra viene divisa fra l'attenzione per l'immagine e quella del della bacchetta del direttore d'orchestra, insomma si sentiranno anche loro più responsabili di questa interpretazione. Io dico sempre che anche l'ultimo violino di fila si sentirà un po' protagonista di quella colonna sonora. Diciamo che siamo veramente verso la fine. Se tutto è andato bene, se sull'approvazione sull dei, dei, dei temi da parte della produzione, insomma, se, se il lavoro è venuto come doveva venire, ci sarà un missaggio delle musiche che chiuderà i singoli brani e ci sarà subito dopo il montaggio in colonna. E dopo il montaggio in colonna, quindi insieme a tutte le altre parti, dialoghi, effetti, eccetera, ci sarà il mixage del film. E a questo punto, una volta che la, la prima copia viene stampata, possiamo affermare che il film è finito. Quando il film è finito ovviamente ci possono essere proiezioni di, di controllo oppure ci può essere la prima in un cinema e a volte ci si, ci si rivede con le persone, con la crew, con alcuni che hanno collaborato. Si è molto contenti, in fondo il lavoro è finito, però si è anche un po' tristi per lo stesso motivo, perché il gioco non c'è più, perché abbiamo completato tutti. E' è un effetto particolare che almeno io provo sempre come compositore è che sono molto fiero di aver fatto parte di quel piccolo miracolo e dall'altra parte che le musiche mi sono appartenute per un periodo, cioè che hanno fatto parte della mia creatività, eh, è come se non mi appartenessero più in via esclusiva, ormai sono mescolate a tutto il resto in quello che stiamo vedendo davanti a noi. Insomma, il film è un modo comune di tante teste, di tante persone, di tante idee che lavorano dietro le quinte. Grazie.